Doveva essere un consiglio comunale scoppiettante e in parte lo è stato, soprattutto all'inizio, quando il sindaco Brucchi ha catechizzato le opposizioni. Poi l'intervento dei ragazzi della scuola elementare di San Nicolò a Tordino ha un po' raffreddato gli animi e il consiglio comunale sulla Team si è trasformato da una partita accesa ad una vera e propria amichevole. Sindaco, inizio di consiglio comunale scoppiettante, lei ha invitato addirittura l'opposizione ad abbandonare l'aula, poi si è tutto un po' tranquillizzato. Ah sì, perché voglio dire, in politica ci vuole coerenza e se tu prepari una mozione d'ordine nella quale chiedi di non fare il consiglio perché non hai i documenti, nel momento in cui la mozione d'ordine ti viene respinta perché ovviamente è una mozione strumentale, tu conseguentemente devi abbandonare l'aula oppure non devi intervenire, perché se è vero come è vero, e non è vero, ma se è vero come è vero che tu non avevi gli elementi per poter discutere, non puoi restare a discutere in aula consigliare. Quindi credo che sia stato un autogol dell'opposizione prima ancora di partire, cioè la partita è iniziata già con l'1-0 a favore della maggioranza in questo consiglio comunale. Ci si aspettava un consiglio comunale esplosivo, l'esplosività c'è stata all'inizio quando Manola Di Pasquale poi ha abbandonato l'aula con una mossa tattica, possiamo dire, per non cadere nella polemica. No, vabbè, non c'è necessità di fare polemica, oggi è un consiglio consultivo dove tutti devono dare i loro contributi, non tanto quanto per dare un contributo a Brucchi, quanto per dare un contributo alla città. La Team è una società della città, va salvaguardata con le sue poste di lavoro e soprattutto va fatta immediatamente una strategia per ridurre il costo del servizio di igiene ambientale, cioè per oggi trovare una strategia che riduca veramente e drasticamente il costo del rifiuto e quindi la tassa che è la Tari che ha messo in ginocchio la nostra città. Questo è il contributo e la battaglia che oggi noi dobbiamo fare all'interno del Consiglio, uno dei primi consigli in cui si parla di questo argomento. Generalmente quando un contratto scade è in quel momento che va ritrattato, perché se rifirmiamo un altro contratto sbagliato rischiamo veramente questa volta di non ritrovare niente all'interno della città.